Allora. E poi comunque a seconda dell'origine della fiction si andrà in quel paese. E poi verranno estratte anche... Non ho detto si andrà a quel paese, si andrà in... ...trascorsa sulle montagne, migliaia di profughi ammassati, nessun riparo, niente da mangiare, ricorrono nella memoria di questo popolo. Eh sì, è un picchio pileato. Quindi... Foro di organizzazione tedesca. Ma al più presto giustizia sarà fatta. L'ha preso alla lettera l'invito. Palla per Baggio, attenzione! Zubizarreta compie il miracolo! Lasciami il fallo, dammi il fallo. La reazione dell'intero... Ieri sera guardavo Alba... Io non sono mai stato in uno spogliatoio nella mia vita, quindi vorrei chiarirlo definitivamente. Chi può portare prove del contrario, lo faccia. Ehi, amico, aiutami a svestirla, eh? Sì, sì, ma me ne servono 11. Mi serve il sorriso di Zenga, il fisico prestante di Van Basten, i capelli di Gullit, gli occhi di Trapattoni. Smetti di vedere nella donna, lo dico sperando che non mi denuncino, la Troia, e vedi invece una donna che tu stimi, improvvisamente diventa un'altra cosa. Io lo so per certo, perché ho avuto molti rapporti con persone che a un certo punto ho cominciato a stimare, e quando le stimavo, come fai a dire a una donna che stimi, girati che ti... Forse Marietta è... Metti che sei a letto con una donna e cominci a dire: vorrei toccare il tuo ano. Compamare, compamare Livorno, Agip Napoli, buonasera. Avanti pure, Agip Napoli su canale 13. Oh, buonasera, avanti, sono il comandante. Dunque, non so se avete capito il messaggio dell'Agip Abruzzo. Affermativo, sì, si è ricevuto e si è incendiata, credo a un paio di miglia, mi passo di aver capito, qui in radar, cambio. Ma evidentemente non avete ancora capito la gravità della situazione, eh? Perché oggi sono a un miglio e mezzo e sto vedendo quello che succede lì, La nave è tutta a fuoco. Senti, se può riferirmi con più precisione quello che succede lì fuori, dammi. Sembra una pettolina quella che ci è venuta addosso. Compamare Livorno, compamare Livorno, da Nautica Vigili del Fuoco, 446, cambio. 446, compamare, avanti. Fermo, mica per caso, che materiali ci sono a bordo della nave che sta incendiata, cambio. Sono infiammabili, cambio. Vigili del fuoco, Agip Abruzzo, noi abbiamo Iranian Light, crude oil, però non sappiamo la pettolina che ci è venuta addosso cosa ha a bordo. E dovrei dire non arrivederci. Con le debite eccezioni. Ah, ecco. È un uomo. Quasi come tutte le donne, d'altronde. Poi col tempo si è un po' usurato, come tutte le cose, tutte le immagini. E
Devo dire che tengo molto caro anche il mio lato maschile. Comunque sarà una grande Roma. Complimenti e auguri, Presidente. Anzitutto, noi non siamo figli di Manzoni, siamo figli di Miller, di Pasolini, di Bukowski, di Céline e anche fratelli di... Si sente la fine avvicinarsi. Non lo sa, lei vive nell'inferno e non lo sa, pensi ai lampioni, pensi alla sua vita finita, pensi com'è ridotta, pensi com'è ridotta lei. Se siete curiosi di conoscere la mia opinione... Lui mi fa pena perché è un comico. No, comico, no. Lei non ritiene che sia possibile un rientro del PRI, quindi? Ma c'è un piccolo particolare che manca, ignoto. Di pazzi, insomma ora mi sembra, siamo alla RAI, insomma l'occupazione sfacciata che i partiti, insomma anche magari direi soprattutto negli ultimi tempi il partito che qui rappresenta Del Turco, hanno fatto della RAI l'occupazione privata, personale, il modo in cui hanno gestito quest'ente qui, insomma parliamoci, no? Ma tu dovresti conoscerla bene questa occupazione, perché con questa... No, io la RAI la conosco meglio di lei. Hai fatto dei grandi accordi anche come produttore, hai fatto dei film con questi dirigenti della RAI. Sì, quando non parlavo dell'Italia di oggi ho fatto... Infatti ritrovo dei grandi dirigenti perché ti hanno fatto fare dei grandi film. Sì, ora stanno a Telemonte Carlo oppure alle reti private quei dirigenti là, perché qui la situazione... Sì, non vogliamo questo Del Turco, non vogliamo questo Del Turco. Emma! Ora ti voglio riprendere tutto, sai? Dai, mettiti bene. Così. Ci sono i mostri buoni e i mostri cattivi. Per esempio, parlando di mostri, Bisiak è un mostro. No, non si deve trascendere, cioè, no, basta. Ti spegni. Tu. No, buoni. No, la smetti tu. Smettiamo una volta per tutte. No, no, per cortesia, no, mettetevi a sedere e non litigate in questo modo perché non si fa. Sono questi i mostri, ecco, che noi dobbiamo... Che ne sai dell'insegnamento? Ma che ne sai del mondo accademico? Ma parla di quello che sai. Ma l'unica università ti hanno buttato fuori. Dove? Sì. Ma che ne sai? Di... Ma sì. Ma cosa stai dicendo? Ma no, ma io me ne vado, guarda, la tua trasmissione non la faccio più. Ma lo credo bene. Ma come faccio a farlo con un credito delle cose che non sai? Ma che cazzo dici? Adesso rifacciamo io. No, non rifacciamo la cosa. Tu devi smettere di parlare dell'università, io ti spacco la faccia. Ma non ti ho avvertito! Fermati, Jim, non arriverà mai in strada.